Verona o Perugia. Il Pescara attende il nome della squadra da sfidare per la semifinale playoff. I precedenti in questo campionato non sono particolarmente positivi. Con entrambi il Delfino ha perso il match in trasferta ed ha pareggiato, col medesimo punteggio di 1-1, quello disputato all'Adriatico Cornacchia. Con entrambe però ci sono precedenti ben auguranti in fatto di playoff. Col Verona il Pescara centrò la promozione in Serie B nel 2010 al termine di una tiratissima filane nella quale la squadra di Eusebio Di Francesco ebbe la meglio su quella di Giovanni Vavassori. Curiosamente anche quell'Hellas ebbe una svolta tecnica in panchina nel finale di stagione quando proprio Vavassori fu chiamato a guidare gli scaligeri nei playoff al posto di Gianmarco Remondina, silurato dopo l'ultima giornata di campionato. Quest'anno l'esonero è toccato a Fabio Grosso che col pari di Pescara dello scorso 27 aprile ha solo prolungato l'agonia di altri 4 giorni. La sconfitta casalinga col Livorno gli è stata fatale. Il successore Aglietti, dopo il debutto horror di Cittadella, ha centrato i playoff con la gara al Cardio Palma con il Foggia. Il tecnico del Perugia Sandro Nesta invece, tra alti e bassi, è arrivato fino a fine campionato col premio finale dell'accesso agli spareggi dopo la retrocessione del Palermo. L'ultimo precedente playoff col Perugia risale al maggio 2015, quando i biancazzurri, da poco passati nelle mani di Massimo Oddo, da settimi sfidarono il Perugia al Curi avendo un solo risultato a disposizione, la vittoria. E vittoria fu, in rimonta con le reti di Politano e Bjarnason sul rigore dopo il vantaggio umbro firmato da Goldaniga. La marcia di quel Pescara si sarebbe poi arrestata nella finale col Bologna. Ricordi, insomma, che accendono le speranze del Pescara e dei suoi tifosi, anche perché la squadra nelle ultime 2 giornate di campionato ha dato segnali di un progressivo miglioramento sotto il profilo della condizione atletica. Beppi Pillone e il suo preparatore atletico, il professor Giacomo Tafuro, hanno lavorato per presentare una squadra che potesse giocare al meglio in questa fase decisiva. Dopotutto, da 2 mesi, proprio il tecnico di Preganziol ripete sempre: qualifichiamoci ai playoff e poi saremo la mina vagante. La qualificazione è arrivata e mercoledì ci sarà un primo saggio di quanto la squadra è pronta a dare il tutto per tutto per quelle 4 partite che separano il Pescara dal sogno del ritorno nella massima serie. Buoni segnali arrivano anche dalla seduta odierna del Poggio degli Ulivi. Si è riaggregato al gruppo Ugo Campagnaro, che nei playoff può essere un'arma decisiva dall'alto della sua esperienza. Campagnaro, al pari di Bruno, Memusciai e Fiorillo, fece parte del gruppo che vinse la finale con le Trapani di Scognamiglio nel 2016, per non parlare di Matteo Ciofani, che l'ha vinta lo scorso anno col Frosinone. Buone notizie anche per gli altri acciaccati. Vincenzo Fiorillo e Cristiano Del Grosso hanno lasciato la palestra e, benché in via differenziata, hanno lavorato sul campo al pari di Alessandro Bruno. Intanto da domani inizierà la prevendita dei tagliandi per la semifinale di ritorno, in programma domenica 26 maggio alle ore 21 nei punti vendita Ticket One e nel Pescara Store di via Carducci. Da domani 18 maggio e fino al 21 maggio gli abbonati della stagione corrente potranno esercitare la prelazione sul proprio posto usufruendo del listino prezzi scontato, riservato.